Buongiorno a tutti, il mio nome è Silvia Senati, sono docente della European Aquatic Association. Oggi per me è un grandissimo piacere essere qua a presentarvi quello che è il mondo del fitness in acqua, un'attività veramente ricca di contenuti e che ha permesso a tantissime persone di potersi avvicinare allo sport. Cosa significa realmente fare acqua fitness? Acqua fitness è tutto. Acqua fitness è fare ginnastica in acqua, è fare attività di aerobica in acqua, è utilizzare attrezzi anche molto particolari all'interno della piscina, dell'acqua. Oggi in acqua troviamo la bicicletta, il tappeto, il trampolino elastico, lo step, i piccoli attrezzi dal manubrio e la cavigliera e veramente possiamo trasformare le nostre piscine in una vera palestra acquatica. Fare acqua fitness significa veramente fare un'attività completa, permettere di raggiungere tantissime intensità di lavoro, alto impatto, basso impatto, in relazione chiaramente alle possibilità personali, allo stato di forma fisica, all'obiettivo che si vuole raggiungere. È un buonissimo allenamento cardiovascolare, permette di ottenere miglioramenti di quello che è il sistema cardiorespiratorio, ma permette tantissimo di sollecitare tutta la muscolatura del corpo. In acqua non c'è un muscolo che non sia protagonista della nostra lezione. Arti inferiori, glutei, quadricipite, muscolature femorali sono sempre presenti, ci aiutano a muoverci in acqua, a spostarci in acqua contro una densità decisamente maggiore dell'aria. Gli addominali, protagonisti per eccellenza, ci danno equilibrio, controllano la posizione della schiena, del bacino, ci permettono di eseguire con qualità ogni esercizio e di collegare parte superiore del corpo, tronco, ad arti inferiori. Muscolatura degli arti superiori, muscolatura del tronco, pettorali, dorsali, muscolatura delle braccia nello specifico, tricipiti che noi donne a volte sono un pochino un problemuccio, devo dire che l'attività in acqua è decisamente un'attività